cosa baserà il proprio intervento? Io parlerò di lentezza, di diritto alla lentezza, perché, come dire, se ci pensiamo bene, la lentezza è un contenitore di felicità. Dentro c'è tantissima velocità, questa lentezza però ha bisogno di linee, di sentieri, di ciclabili, e quindi cercheremo di dire anche che bisogna investire su questo tipo di infrastrutture, perché lentezza più linee poi ci regalano il viaggio, parleremo di viaggio, parleremo di paesaggi che senza la lentezza e senza queste linee non scopri, perché le salti continuamente andando velocemente, e quindi cercheremo di spiegare che tutto questo non è, come dire, una penalità per un paese, ma è un vantaggio per un paese. È solo che siamo un po' ossessionati dalla velocità, un po' troppo ossessionati dalla velocità. Non cerchiamo velocità in ogni momento, quando siamo in crisi decidiamo di investire in autostrade, alta velocità, aeroporti, e invece perdiamo questa straordinaria energia che abbiamo sempre avuto prima ancora della velocità, e non capiamo che qui dentro c'è un mondo, c'è tanta velocità. E allora parleremo di questo. Nel lockdown che c'era il problema inverso, eravamo chiusi e non sapevamo cosa fare. Questa differenza tra un passaggio e l'altro? Ma questo è stato un tempo in cui siamo stati forzatamente chiusi, va bene? Però in questo tempo forzatamente chiusi, tutti noi abbiamo desiderato cosa? Di passeggiare, abbiamo desiderato di andare in un parco, abbiamo desiderato, senza nominarla, la lentezza. In realtà, come dire, la nostra vita è piena di cose da fare, si è riempita sempre più di cose da fare. Noi riceviamo un sacco di notifiche che ci riempiono la testa di cose da fare, una dietro l'altra, ma la sera ci sembra ancora che ci manchi il tempo. Cioè, tutta questa tecnologia non ci ha migliorato la nostra gestione del tempo, ma ogni sera è carestia di tempo. È incredibile questa cosa, sia che siamo in lockdown sia che siamo fuori dal lockdown, non cambia nulla. Quello che credo che sia importante in realtà è esattamente esercitare il nostro sguardo attraverso la lentezza per conoscere il mondo che abbiamo attorno, fondamentalmente, e semplicemente capire che da quel mondo che abbiamo attorno possiamo conoscere noi stessi, conoscere gli altri, conoscere le cose che ci stanno attorno, essere felici, cioè, voglio dire, e questo non va saltato, tutto qua. Allora, dopodiché si recupera in parte la nostra relazione col tempo, con le persone, con le cose, con gli oggetti, e si scopre magari anche che passeggiando in una zona senza campo, senza campo, col campo, ma senza campo di cellulare, wow, scopriamo che stiamo benissimo.